La Camera di Commercio festeggia quest'anno il suo 30° compleanno. È una data importante nella sua vita, è una data per dire che è arrivata a maturità questa Camera. Il messaggio è dire che noi abbiamo cercato da quando abbiamo preso, parlo bene del Consiglio di amministrazione, dal momento che abbiamo preso le nostre incariche a cercare di raggruppare tutta la comunità italiana, gli operatori italiani in Tunisia intorno alla Camera. Anche i non aderenti siamo sempre vicini, li chiamiamo a vedere i loro problemi, cerchiamo di aiutarli anche se non sono aderenti alla Camera di Commercio. Questo è il messaggio, noi siamo qui per prendere tutti con noi, non c'è nessuna, non vogliamo dividere questa comunità italiana, deve essere unita come tutti gli altri paesi europei, dividiamo negli eventi importanti, sono tutti uniti. Questa era la cosa più importante per noi. Dopo dare i servizi, dare un appoggio permanente alle aziende italiane in Tunisia e anche dare un appoggio alle aziende tunisine che vogliono andare verso l'Italia, vendere i loro prodotti verso l'Italia. Noi questo è il nostro ruolo, cerchiamo di farlo al migliore, non è sempre facile, ma penso che abbiamo fatto, non abbiamo tantissimo comunicato, ma abbiamo fatto tantissime cose. Abbiamo aiutato le aziende a evitare delle scioperi, abbiamo aiutato le aziende a negoziare con la SNSS in Tunisia, abbiamo aiutato le aziende a sbloccare le loro situazioni con la dogana. Questo è il nostro lavoro, l'abbiamo fatto con tutta discrezione, senza comunicare su questo. Oggi è l'occasione per dire che siamo aperti, la Camera di Commercio è aperta a tutti gli operatori tunisini e italiani, per sviluppare il loro business e anche per risolvere i loro problemi. La Tunisia è la porta per l'Africa e noi sì, possiamo contribuire anche un po' a dare un colpo di mano a questa apertura, saremo i più contenti del mondo. Cerchiamo di farlo, spero che l'anno prossimo, quando ci vediamo, vi darò qualche progetto concreto che andiamo. Ma una cosa dico che fra i progetti immediati c'è gli Yacht Med Festival, un festival del mare, una fiera dell'economia del mare, più l'artigianato per il cibo anche. Sarà organizzata, spero, al mese di novembre in Tunisia, sarà la sua prima edizione fuori Italia. Stiamo vedendo qual è il porto più giusto per organizzarla, viene il presidente di questa, diciamo, fiera, che è anche presidente di Union Camera Lazio, e oggi firmiamo il documento all'occasione del 30° compleanno della Camera. Questo sarà un evento che sarà molto importante per l'immagine della Camera di Commercio e delle relazioni fra i due paesi. Il nostro ruolo è anche in partenariato con responsabili di Expo 2015 in Tunisia, siamo partenariati come consiglio, come dare l'appoggio necessario anche tramite la nostra rete in Italia e più di scegliere le persone giuste che possono dare un bell'immagine alla Tunisia a questa fiera.